Allora, un pezzo della mia comunità di Corticella, parrocchia di San Savino di Corticella. Questa è la casa della carità dove abbiamo gli ospiti. Come si fa per andare? Chiaramente non posso inquadrare come è giusto che sia i nostri amici che sono prigionieri. C'è una frase del profeta Isaia, no? Che è messa sotto l'altare. Ascendendo prese con sé i prigionieri. È un po' lo spirito di questa casa fondata tra mille traversie da Don Giuseppe Nozzi, qualcosa ormai 40 anni fa. E è una casa che è gestita dalla comunità, cioè si mantiene grazie all'opera di volontariato, economica e soprattutto fattiva dei volontari. Quindi gli ospiti sono qui accuditi, amati soprattutto. Si tratta di qualcosa che si riceve soprattutto, non che si dà. Come al solito quello che si riceve è molto di più di quello che si dà. Mi sa che prendo la bicicletta. E sarebbe bello poter vivere al di là della fede, dei contenuti di fede, no? Del credo. Sarebbe bello poter vivere assieme per me, fratelli, testimoni di Geova, magari, no? Dei momenti di scambio, di carità assieme, no? In questo modo. Sarebbe qualcosa che sicuramente ci aiuterebbe a comprenderci di più, perché il linguaggio dell'amore è universale. So che ci sono dei fratelli, appunto, testimoni che compiono delle opere di appunto dico concrete, non perché il portare la parola di Dio sia concreto ovviamente, ma è la stessa parola di Dio che ci spinge a inverare la nostra fede con le opere, no? Io vengo qui a celebrare la messa il giovedì mattina e poi sono tutti i momenti in cui possiamo venire anche con i ragazzi, ad esempio, a fare un po', mettere un po' di gioia, no? Portare un po' con la chitarra, cantare. Abbiamo creato anche un gruppo musicale che si chiama I Bisunti del Signore. È così. E poi qui a fianco, non so se riesco a inquadrarvela, senza che mi arruotino. E qui c'è la strada che porta a Castelmaggiore. Eccola qua. C'è una casa che ospiterà la cosiddetta casa del contadino, una volta c'era un contadino, e ospiterà i carcerati che escono dal carcere come prima accoglienza in attesa di essere reinseriti. È diventata una bella struttura. Anche questo è tutto frutto dell'opera di contribuzione. Adesso stiamo ultimando i lavori, come vedete, però manca poco. È bellino, molto bellino. Darà ospitalità appunto queste persone che cercano di dare vita a un secondo tempo della loro vita. È vero che nella vita a volte bisogna andare contromano, ma in questo caso no. Vi mando un abbraccio a tutti.
Dio vi fulmini con la sua grazia, ovviamente. Ciao a tutti.